Eccole, ciao. Ciao Noemi. Ciao Federica. Ciao l'altra Federica. Ciao Rossella. Ciao Ale. Ciao Chiaretta. Aspettate che abbasso. Elisa, ciao. Ecco Marta. Allora, andiamo. Vediamo, volevo mettere uno sfondo natalizio, però l'unica cosa che so è Natale. Adesso arriva Marta. Come state? Wow! Ma ti piace? Si vede? Wow, sì. Che Me lo sono fissata da sola sul cerchietto. bello! Come se Natalizia sia una piccola elfa. Hi Louise! Scusate che intanto salutiamo anche gli amici. Ma sto guardando, ma è cambiato qualcosa nell'impostazione di Instagram? Tipo, ah, ci sono dei. Sì, hanno fatto i riquadri C'è il riquadro sotto più piccolo. un pochino più piccoli. No, tutti e due sono più piccoli perché hanno lasciato lo spazio dei commenti tutto minuscolo, piccolino. Prima invece era sovrapposto alle immagini. Questo l'hanno messo con gli ultimi aggiornamenti, allora. Ah, e poi i nostri angoli sono arrotondati, lo vedi? Sì. Ah. Possiamo mettere anche le faccine adesso? Aspetta, eh. Adesso ti metto Babbo Natale, aspetta. Eccola. Figo, no? Possono mettere i filtri. Sì. La cornicetta di Babbo Natale. Tiè. Ma che figata! Adesso però per toglierli. Aspetta, ok, ecco. Ok, torniamo seri un attimo. Allora, Ciao, come va? Quanto tempo? Paola dice: che bello che non si vedono i commenti sotto. Aspettate che sto facendo un casino. Ok, sì, se volete vedere i commenti ingranditi, l'ho appena imparato facendolo, rischiando di scollegarmi. Prendete Eccettino. l'immagine e la scorrete verso l'alto in modo che Marta si sta mettendo tutti i filtri del mondo, guardate. No, sto cercando di capire. Ok. Ciao, ciao a tutti. Sto Sì, quindi leggendo. quando vuoi guardare. No, giuro, ma questo filtro non l'ho messo. Oh. Scusate, c'è stato un attimo di. Un attimo di gioco. Playtime. Bene. Allora, come sta procedendo questo dicembre? Ragazzi, è volato il 2020. Non so Due voi. settimane che non ci vediamo perché abbiamo festeggiato l'8 dicembre La pausa dell'Immacolata, è vero? e quindi ci vediamo oggi dopo 2 settimane. Ma Tutto bene, dai. abbiamo scritto, sì, io tanto. Sì, io mi sono dedicata a un progetto bello bello che però non Dai. posso ancora rivelare. Ok. Però posso dire che c'entra Babbo Natale. Bene, bene, Quindi, bene, bene. Sì, dai, anch'io un po' di cose non che non ho so. ancora postato, ma insomma, ci sarà tempo di farle. E poi ti do una notizia, il primo matrimonio tutta punta tronca. Che sì, sono curiosa di vedere che cosa salterà fuori, ma insomma, no, in realtà è il secondo, perché uno l'ho fatto un annetto e mezzo fa più o meno. Siamo Questo curiosi di è il vedere. secondo, tutto scritto a mano. Va bene, ok. A Vabbè. parte queste cose, allora, noi che cosa volevamo fare questa sera? Perché è un po' di tempo che non parliamo di cose di sostanza, quindi un pochino di contenuti seri li vogliamo dire, no? Facciamo le Allora, brave. io anche tu penso che sei riuscita a fare. Io mi sono fatta la filastrocca, eccola qua, adesso poi ve la faccio vedere. Io sì, anch'io ho iniziato, ho scritto qualcosa, ho iniziato a farne metà, poi magari continuo durante la diretta. E comunque sì, ho un bel po' di fogli di pratica qua.
Esatto. E volevamo approfittarne per dirvi, fare un minimo di critica, ognuna magari qualche minuto, io sul mio foglio e tu sui tuoi, e farvi vedere come facciamo l'autocritica, che è super importante, nel senso che prendersi qualche minuto per guardare quello che abbiamo fatto, considerare gli errori, andare a vedere le aree dove dobbiamo intervenire, quali sono le cose, insomma, dove dobbiamo intervenire prima, magari dando anche delle priorità, è tanto importante, perché altrimenti si rischia che, e a me è successo, non so se a te è successa la stessa cosa, Marta, io all'inizio praticamente praticavo, facevo esercizio continuando a sbagliarmi, convinta di fare bene. Invece non lo stavo facendo, e quando ho cominciato a studiare e a capire come fermarmi ogni tanto a guardare quello che avevo prodotto, allora lì dopo si è visto, insomma. Quindi sì, verissimo, anch'io uguale. E troppo spesso questi anche pochissimi minuti di autovalutazione vengono un po' sottovalutati, cioè non si tende a non soffermarsi su quello che si è scritto, ma a continuare a scrivere, a scrivere, a scrivere. Sì. A volte si pensa che più si scrive, più e si meglio migliora, meglio è. In realtà è meglio scrivere meno e soffermarsi su ciò che si è scritto. Esatto. Quindi magari adesso vi facciamo vedere, appunto, come abbiamo detto, un paio di minuti io, un paio di minuti Marta, come facciamo noi quello che facciamo, e speriamo appunto che sia magari d'aiuto a chi non l'ha mai fatto, o lo fa in modo diverso e trova degli spunti guardando quello che facciamo noi. È tutto buono per imparare, e anche noi stesse impariamo guardando gli altri, quindi condividiamo con piacere, anche perché è arrivata anche Manuela, che ha messo a letto i ragazzi. No, lei c'ha i ragazzi grandi, quindi non è che li mette più a letto. Ok, allora, giriamo, e dopo poi facciamo questa cosa, e poi facciamo invece cose divertenti. Sì. Io non mi sono tanto preparata, quindi vado proprio a vedere, proprio così, fare una valutazione proprio non preparata di quello che ho scritto oggi. Io direi in tutta semplicità, come se facessimo una sessione di autocritica nostra, insomma. Okay. Ok, allora proviamo a vedere, senza fare danni, di girare questa cosa. Abbiate pazienza che io... Vediamo qua. Allora, come si gira qua? Credo così. Ok, poi si cerca di fissare il telefono. Adesso però io non mi vedo. Aspettate, perché mi sa che... Ciao Manu! Ciao Meli! Ciao a tutte! Credo così può andare, anche se ancora non vedo, però. Opla. Devo imparare a usare sto treppiede nuovo, che è un marchingegno, un genio assurdo per me. Allora, Marta, visto che tu hai già il foglio messo bene, parti tu così. Allora. Questo l'ho scritto oggi, devo dire, molto velocemente. Infatti ho scelto la versione più, per me, più veloce da scrivere, che è quella non legata. Sì. Ed ero praticamente, era da un po' che non scrivevo, cioè ieri non ho scritto,
quindi oggi ho ripreso in mano la penna ed ero molto, molto arrugginita. Quindi ho usato, infatti vedi, aspetta, vediamo se trovo un, eccolo qua, pennarello. Infatti si vede che le prime righe, ad esempio, ero un po' alla ricerca dell'inclinazione della, sì, del ritmo della, ma soprattutto dell'inclinazione. Poi mano a mano sono andata avanti, ho trovato sia la spaziatura fra le lettere un pochettino più costante, sia l'inclinazione. Che adesso qua però il telefono è... Questo qui per esempio ci dice, e io lo vedo anche quando devo scrivere io, ho bisogno proprio di un quarto d'ora tranquilla con un foglio di pratica a fare riscaldamento dello stile che voglio fare, perché devo proprio prendere il ritmo, no? Non è che uno è una macchinetta e in automatico si siede alla scrivania e comincia a scrivere bene. Quindi... Sì, qua si vede proprio che queste due righe... Stavo cercando un po' un equilibrio, stavo cercando di capire, sì, un po' tutto quanto. Le righe successive si vede proprio un graduale miglioramento della spaziatura e del ritmo nelle parole. Infatti questo è... Però l'ho fatto consapevole, l'ho scritta consapevole di questa cosa, cioè consapevole che iniziavo senza riscaldamento e quindi... Sarebbe stato un graduale, un arrivo graduale a cercare, sì, l'equilibrio e il ritmo costante. Sì. Poi, per esempio, a parte queste cose qua, tu vai a guardare, non so se... non penso che tu ti sei tenuta sotto la falsariga, quella proprio con il corpo lettere, eccetera. Io non lo faccio quando faccio questo tipo di stile, questo tipo di pratica. Però lo spesso vado a vedere, non tieni sotto il foglio rigato? Sì, uso questo qua, però mi serve, sì, solo come linea di base, no? Cioè, come linea mi dà di base, esatto, sì, mi dà solo la linea di base. Però quando io poi vado a guardare il mio foglio nell'insieme, faccio caso se una lettera mi è venuta più alta o più bassa, se una l'ho appoggiata o meno sulla linea di base. Sono tutte cose che mi cambiano il ritmo, no, di lettura, la texture e tutto quanto, e non è preciso, quindi... Sì, perché lavorando in trasparenza con il riferimento della linea di base sotto, non è mai come scrivere direttamente sul foglio rigato. È certo. Serve una cura particolare, una maggiore attenzione, anche un ritmo più lento di scrittura, per fare attenzione a tenere la linea di base come punto di riferimento e la, sì, linea di altezza, ovviamente. Confermo. Quindi sì, confermo, assolutamente sì. Sì. Poi, allora, un'altra cosa che io vado poi a valutare sono gli spazi interni delle lettere che sono basate sulla stessa forma, esatto, che devono essere tutti più o meno costanti. Quindi tutte le A devono essere alle grandi uguali, tutte le O devono avere lo stesso spazio interno. E anche divertente, e io lo facevo anche, forse l'avevo già detto nei primi esercizi dei primi incontri che abbiamo fatto, quando si fanno gli esercizi proprio di ritmo, no? Cioè la N, la U, le catene di questi segni base, andare proprio a colorare con i pastelli o con i pennarelli, quello che volete, gli spazi, certo, negativi sotto. Ed è divertente farlo anche direttamente in un testo, cioè andare a, perlomeno io lo trovo divertente, perché poi alla fine ti viene... In una composizione vai a dare un po' un tocco anche colorato e vai a colorare dello stesso colore, ad esempio tutte le A
comunque tutte le lettere basate sulla, sulla forma della A. È una cosa divertente ed è utile anche per prendere consapevolezza di quanto diverse le facciamo. Brava. Quello, ed è, e quello lì ha a che fare tanto con il movimento che facciamo, no? Esatto. Io non so, mi accorgo che quando sono più pigra del solito e non sposto il foglio verso la fine delle, delle righe, mi vengono delle forme bruttissime, tipo le A mi vengono diverse, la pancia della P mi viene diversa, tutte quelle, quelle lettere che invece hanno bisogno di un movimento bello fluido, no? E quando ho i momenti di particolare pigrizia in cui non sposto il foglio, quello lo vedo e so che è un errore che devo evitare anche nelle pratiche, perché se comincio a farlo anche durante gli esercizi di pratica, poi diventa un'abitudine e dopo lo fai anche sui lavori definitivi e non va bene. Invece le cose si fanno bene anche quando si fa esercizio, no? È vero. E sì, insomma, più o meno facciamo le stesse cose, quindi ribadiamo l'importanza di fermarsi e guardare le forme come le abbiamo fatte, l'altezza delle lettere, se abbiamo dato un'inclinazione alla nostra scrittura, se l'abbiamo mantenuta lungo tutto il blocco di testo, insomma, tutte queste cose qua. Super, esatto. Super importante, sì. Ed è anche, diciamolo, Cecilia, utile segnare proprio con un tratto un errore, certo, piuttosto certo che una bella parola, un bel tratto che ci è uscito, segnalarlo con un altro colore, di sì, modo che andando poi a rivederlo le riusciamo subito ad individuare. Assolutamente, sì, confermo, confermo. Poi magari non sono le pagine di esercizi, adesso io non so se tu ti tieni tutto, io non tengo tutto. No, beh, tutto, tutto qua. Esatto. Però a me serve tanto, come dici tu, segnarlo, cioè proprio visivamente vederlo segnato sulla pagina, perché mi si imprime tanto di più nella memoria. Io ho una memoria fotografica, quindi poi mi ricordo quando mi ritrovo a fare lo stesso esercizio, scrivere le stesse forme, mi ricordo della parola che ho sbagliato, no? E quindi mi autocorreggo prima utile di scriverla. No, no, hai ragione. Molto, molto utile. Sì. Bene, allora. Abbiamo detto di fare questa cosa. Dunque, tu ti sei trovata il tutorial della stellina? Sì! Ecco. Sì, sì, ne ho anche fatta una di prova. Facciamo vedere. Dunque, io una delle cose che faccio con tutti i miei fogli di pratica, aspettate che, ok, qui dovrebbe vedersi meglio, è che quando capita questa cosa, che c'è Natale, ci sono le occasioni, eccetera, o li uso semplicemente per farci sopra degli ovali a matita e ho un cassetto, vi assicuro, un cassetto pieno di questi fogli, oppure adesso, come è capitato che siamo a Natale, me li sono tagliati e ci ho fatto le stelline 3D che sono super divertenti. Belline. Da fare. E sì, e anche super facili, prima. No? Hai visto? Sì, sì, sono facilissime. Sicuramente c'è anche qualcuno che le conosce già tra di voi. Beh, però noi... penso di sì, penso di sì. Immagino io di non, sì, no? Io l'ho sempre vista fare, ma non mi ci sono mai messa. Allora, ho colto l'occasione del tuo invito e ho provato a farle. Sì, 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 sì. Sono divertenti. Così almeno sì. I fogli di pratica non li buttiamo, no? Non, è anche un buon... Tra l'altro si possono fare di diverse dimensioni, in base sì, alla larghezza della striscia, immagino. Esatto, esatto. Io adesso qua credo di aver tagliato 1,5, non le ho fatte grandissime. Sì. E tra l'altro più le fai piccole, più è difficile fargli la rientranza, è no? Vero, è vero. Quindi la difficoltà poi è quella se la fate molto piccola, però
sono carinissimi. È vero. Quindi faremo anche questa cosa qua. Però Marta ha detto che voleva anche scrivere un po'. Sì, e io poi volevo invece finire di scrivere la filastrocca che avevo iniziato. E poi dopo volevo provare a fare la striscia qua in diretta, dai, la stellina. Tu invece esatto, hai allora un attrezzino da farci vedere che allora, sì, io non ce l'ho. Quindi intanto che tu finisci di scrivere, perché l'avevo messo nelle storie quando ho fatto questa corona, credo ormai è passata anche già una settimana da questa cosa qua, l'avevo fatta in argento sul cartoncino nero ed ho usato la penna a caldo, che eccola qua. Questo attrezzino qua è attaccato in questo momento al mio computer, ma ha una presa USB che voi potete attaccare a qualsiasi presa per caricare il telefono, e lo usate. Dunque, l'ho messo su tutte le storie, però ve lo ripeto anche qua per chi se l'è perso. Mm-hmm. Questo qui, io l'ho preso su Amazon, ahia che questa è calda, da We Are Memory Keeper, che fa 3.000 miliardi di cose craft, oh, sì, quindi lo conoscete di sicuro. Dunque, quando vi arriva la confezione, vi mandano anche un tubicino di questa pellicola dorata, che è quella che si usa per fare questa tecnica. E mi ero anche tagliata un pezzettino, eccolo qua. Allora, in pratica funziona così, che la parte colorata la tenete verso di voi e la parte argentata va verso il foglio. Quando dovete fare i lavori, tenetevi, io mi tengo sempre vicini dei pezzettini, vedete, di washi tape, che è super comodo. Ve lo fissate nel punto dove dovete scrivere, disegnare, eccetera, in modo che è fermo e non vi preoccupate più che la pellicola si muova, e poi andate a disegnare quello che vi serve usandola un pochino più lentamente di quanto fareste con una penna, perché dovete dare il tempo alla punta di trasferire con il caldo, di trasferire il colore al vostro foglio sotto. Quindi l'unica accortezza da usare è appunto la lentezza, insomma, un pochino più lenti del solito, e poi di fissarvi bene la pellicola. Perché volevamo parlarvi di questo attrezzino? Perché tutti gli stili monolinea si prestano molto bene ad essere usati con questo attrezzo, perché lo vedete che questo qui ha una punta, adesso io ho la punta fine, ne esistono di tre misure. Ah, ci sono diverse punte. Esatto, ci sono diverse punte, esiste anche la punta tronca, ma non troverete mai una punta flessibile che fa lo stesso effetto del pennino punta fine o di un brush al primo passaggio. Quindi se volete quell'effetto pieno vuoto, quindi thick and thin, come dicono i nostri amici americani, dovete disegnarvelo. Ok, quindi bisogna disegnare il doppio tratto e poi eventualmente riempire. Esatto, il contorno, e poi eventualmente andare a riempire, come fa per esempio Michael Ward, che lui si riempie proprio tutto per far finta che sia un tratto di un pennino, insomma, di uno strumento calligrafico. In realtà sta usando uno di questi attrezzi qua, il suo è leggermente diverso. Adesso volevo tagliarne una fettina, aspettate un secondo, perché questa sembra viva. Stai creando una necessità impellente, lo sai, vero? Sei consapevole di questo? Però sono anche consapevole del fatto che, dai, un regalino di Natale ci sta. Non costa un patrimonio, quindi... Ed è una cosa, tra l'altro scrive su tutto, io l'ho provata sul velluto, sulle scatole, su un sacco di materiali, sulla plastica, sulla pelle, davvero la sfruttate in mille modi. L'ho vista usare addirittura sul metallo, cioè su delle le borracce, non so come si chiamano, insomma, quelle per l'acqua.
E funziona, funziona. Poi certo, probabilmente adesso volevo fare una prova con un cartoncino che ho avanzato da delle cose che ho fatto. Lo fissiamo e vi faccio vedere. Oh, poi il fatto di disegnare la corona con questo, prendiamo un altro pezzo di washi tape, così. Ma voi vedete? Ok. Ma sono andata via per un momento? C'è stato un piccolo intervallo. Perché mi si è addormentato lo schermo, era andato... Sì, è andato un attimo in... è uscita la rotellina per 2 secondi. Infatti. Quindi... vediamo se riesco... a farvi vedere questo stile qua, il nostro italico monolinea, come viene, aspettate che ci togliamo di mezzo questo, e scriviamo, come al solito il telefono ce l'ho in faccia. Ovvio. Quando mai, devi fare... mai in una posizione comoda. Decente, esatto. Vedete che io non ho messo il punto, non ho fermato sopra, ma... avrei dovuto farlo perché questa cosa qua, che è calda, un pochino si porta dietro la pellicola, forse lo riuscite anche a vedere. Però è davvero di soddisfazione, nel senso che e tu vai a mano libera? Sì. Ma poi so che qualcuno... adesso ti dico come ho fatto quando ho fatto la corona l'altra settimana, perché lì per il cerchio... Ecco, ehi, okay. Sei tornata. Niente, ecco, sì, sì, stasera bisogna che ci dà uno sguardo perché fa sta cosa che va, si congela. Ti dicevo, sopra la pellicola me la sono fissata e poi mi sono fatta la sagoma del cerchio con un pennarello. Siccome questa cosa qua è veramente scivolosissima, quindi ti rimane, ti faccio vedere... bisogna fare attenzione perché ti porti via il nero o quantomeno il colore del pennarello, perché non si fissa su questa, su questa cosa, ma non posso nemmeno andarci con la matita perché la punta dura della matita trasferirebbe l'oro sotto, quindi certo, devo usare proprio un pennarello, è come se fosse un inchiostro, vediamo se funziona, se lo vedete qua, non so, aspettate, credo funzioni anche questo, se proprio sto leggerissimo, no, sì, un pochino si vede che rimane, in pratica l'inchiostro ti scivola sopra, lo vedi? Sì. Io ho usato uno di quei pennarelli papermate classici, insomma, che mi ha lasciato solo il contorno, proprio solo il cerchio, no? E poi sono andata a mano libera a disegnare la mia coroncina, i motivi intorno al cerchio, però quantomeno il cerchio lo dovevo fare perché altrimenti andavo... andavo proprio storta. Allora, adesso vediamo che cosa è successo qua sotto, dopo con un pochino di... Eccolo! Vedete? Wow. Qua...
È super bello. Semplice, ovviamente non abbiamo fatto né decorazioni né niente, però l'effetto è molto carino. Eh beh, rende Sì, molto, è molto sì. fine. E poi è diverso dal solito, un po'. Allora, qualcuno mi aveva scritto la settimana scorsa, ne approfitto a dirlo adesso, per via delle pellicole, perché ovviamente questa qui, vi dura 3 nanosecondi, quella che danno loro insieme alla penna a caldo. Invece c'è la Spellbinders, eccola qua, che fa le confezioni, si chiama Hot Foil. E sono proprio rotoli, che si usano per, questi attrezzi a caldo. Ci sono quattro colori, sono in pratica oro e argento, sia lucido che opaco. Ce n'è una marea, li trovate in rosso, in verde, in blu scuro, in blu chiaro. Se cercate, ce ne sono tantissimi, dovete cercare Hot Foil. E ovviamente la Spellbinders non è l'unica marca che fa queste cose. Niente, super Non divertente, sono quindi io vi grata. dico aggiungetela alla vostra wishlist. Noemi, se l'hai già acquistata, poi ci dirai. Ecco, vedi, Melissa, per esempio, dice che lei ce li ha colorati. Ecco. Ah sì, lei ce l'ha, sì, lei ce l'ha, è vero. È vero, è vero. E la usa anche tanto, sì. Oh, bene. Secondo me è una cosa divertente, dai, è sempre. A me piace tanto scoprire tutti questi modi di applicare la calligrafia anche non in senso proprio. Adesso spengo intanto questa cosa e la metto per terra perché è diventata veramente molto calda a questo punto. Ma sono bei modi, no? Adesso va tanto di moda quella cosa, Marta, come si dice, dell'incisione sul vetro, Sì, su ho tutti, sembra che siano visto. tutti impazziti. Stanno incidendo la Beh, qualunque. praticamente sì. Anche Praticamente sì. il gatto. Senti, a che punto sei della. Adesso finisco la frase e poi dopo faccio Dai, facciamo le striscioline. striscioline, su. Così. Adesso io intanto questo lo metto via. Ah, e poi aspetta. Ne approfitto e vi faccio vedere questa cosa. Mi sa che con metà schermo non riuscirò, forse devo alzare un pochino. Allora. Mi sta anche venendo la bronchite. Vi avevo fatto vedere, no, che avevo preso lo sketchbook delle Roney? L'ho cominciato. Ta-tan! L'ho cominciato. Allora, qui ho lasciato un disegno a matita e non so quando lo finirò, ma insomma, il disegno, eccolo qua. Sono tipo, boh, fiore di ciliegio, una cosa del genere. Però poi la calligrafia l'ho fatta malissimo, quindi adesso mi dovrò inventare qualcosa per. Poi ho fatto queste paginette qua. In pratica ogni sera mi faccio una mezza paginetta e cerco di usare tutti dritto, un po' inclinato, con le legature, senza le legature, più corsivo, meno corsivo, eccetera. Poi ho fatto questa parte qua in maiuscoletto che mi piace tantissimo. Non so se tu questo stile lo usi. Un No, po'. non ancora, perlomeno. Sì, è molto divertente questo. Molto, molto. Sì, è molto, è un Poi, po' sì, divertente. brava, esatto. E poi questo qui che è basato sul foundational. Bello, sì. Fatto con la penna di vetro e la gouache, sono tutti, vedete, dagli stili di calligrafia. Poi uno può farci venire fuori anche delle cose divertenti, no? E poi ho fatto questa pagina qua, che era una prova, ma ve la faccio vedere uguale. Questo qui è una variazione del Copperplay fatto monolinea, molto sembra una font, no? Però. Bello. E poi invece mi sono
È bello vedere tutte le pagine riempite, sì. Così danno proprio un effetto, una texture da morire. Bella, sì, da sì. Vedere. E poi invece ho iniziato a trascrivere, questa la devi vedere un pochino più intera, spero che si veda, perché vabbè, io l'ho studiato, fa parte un po' della mia formazione accademica, tutte le lettere d'amore che Enrico VIII ha scritto alla Bulena. E ogni lettera cambio colore. Sto usando il nero e l'oro. E mi piace da morire vedere la pagina tutta scritta con questa interlinea molto condensata, no? Ho cominciato questa cosa qua. Adesso vedremo dove... Bella. Bellissima, bellissima, brava. Ecco. Mi piace tanto. Allora, stiamo per tagliare i fogli di pratica. Ta-da. Vai. No, vai, aspetto te. Allora. No, io vabbè, io lo faccio con queste che ho. Ok. Taglio allora, questo. Io me ne taglio uno tipo a 2 centimetri, perché quelle piccoline le avevo già fatte. Allora, taglierina alla mano. Vado anche un pochino a occhio perché non mi va. Allora, questa volta facciamo proprio le cose tipo rumori dietro le quinte direttamente registrati. Ragazzi, ma siamo arrivati alle chiacchiere monolinea numero 9. Bastava 9. 9. Ciao Ere, scusate, fatemi. Dunque, c'è questa persona meravigliosa che io ho conosciuto grazie ai corsi del Pointed Pen, del nostro European Pointed Pen Collective, che lei abita in Messico e fa calligrafia. Uno spettacolo di persone. Dice, inchiostro, vuoi sapere che inchiostro sto usando? Sto usando la gouache nera per il mio quaderno e l'oro, credo. Questo è un oro della Finetech, non mi ricordo più che tonalità, ma non è Arabic Gold, è un pochino più scuro, perché Arabic Gold non si vede. Letizia, ciao. Marta, ci sei? Ci sono, ci sono. Eccomi. Allora, dimmi se tu hai trovato un modo per iniziare un pochino più facile di quello che... Io ho trovato, ho guardato il tutorial che diceva di fare una sorta di nodo esatto, tipo la all'inizio. cravattina, no? Ok. E Esatto. poi Tipo una piano cravattina piano. e poi ripiegava la parte, la linguetta in eccesso verso Sì. l'interno. Io è sulla cravattina che Così. ho sempre un po' di... cioè la partenza che... Quindi se conoscete dei trucchi per far venire bene questa parte e ce li dite. Sì, in effetti adesso questo. Poi dipende anche... se usi la carta un pochino più morbida o più dura, perché con quella più dura fai un pochino più fatica, effettivamente. No, io sto usando proprio una strisciolina di schizzo e strappo, quindi. Ah, ok. No, io ho tagliato un foglio da 100 grammi, quindi la mia è un pochino più... E poi, vabbè. Ok, una volta Fatto questo. creata la cravattina. Con non poche difficoltà, almeno da parte mia. Sì. No, anch'io ci ho lavorato un pochettino. Via. Si va di piegatura. Esatto. Quindi piano piano uno si mette... Qui però, ecco, la fase della piegatura è super semplice, perché comunque hai gli altri lati, no? Che ti consentono di essere precisa. Diciamo che la Quindi piega vai. ti dà già
la direzione dove seguire. Esatto. Non è... E non bisogna premere più di tanto perché non, cioè non bisogna appiattire le pieghe, ho sentito, o le ho visto nel tutorial, bisogna lasciarle abbastanza morbide. Mm. Dicono, poi non lo so. Vedremo. Io non è che ho fatto... Ok, siamo alla fine, quindi adesso vado a inserire... Okay. Aspettate. Creiamoci la taschina. E mi vado a bloccare la fine della mia stellina. Bene, 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 bene. Ok. Ora... Io ovviamente l'ho fatto al contrario. Come? Vediamo se riesco a rifarla. Adesso rido, adesso rido perché... Io comincio poco per ogni lato, per paura di deformarle. No, è vero, non ridere, perché le mie vengono insomma un po'... Poi si scoprì che tra i nostri spettatori di stasera ci sono dei professionisti del paper folding, sicuramente. Però questa cosa... E vi prego, uscite le vostre stelline che impariamo qualcosa. Scusate che c'è un'altra ragazza che era in classe con noi. Hi! Oh, Jasmini. E chiede che cosa stiamo facendo. We are just having some fun together, and since we meet every Tuesday night and we practice monoline italics, so we don't want to lose our practice sheets, and we don't want to trash them. Okay, so we have learned how to do 3D stars, paper 3D stars. So we're just trying to do something and not getting an epic fail. But I guess to have fun together, Jasmini. Oh, dai, carina. Sì. Vediamo la tua. Ah, beh, vedi, la tua si vede abbastanza bene. Sì, bisognerebbe piano piano, sì, lato per lato. Sì, pian piano uno se la... Andare ad incidere un pochettino. Yay! Ok. Eccola, carina. Yay! Eccola, 43. Siamo a 21:43. E anche un'altra cosa, ho fatto un corso, vi devo far vedere al volo, per imparare a fare questo poggia pennelli, scusate. Questo è il pennello, quello che uso. Ta-tan! Però è fatto in che materiale? Porcellana fredda. Eccolo, e fa anche da porta pennini. E l'ho fatto in due modi, con le palline di Natale, eccole qua, tutte decorate, eccetera. Oh, tutto fatto a mano, non c'è niente di... E le zucchette! Yay, eccole. Belle! Carine, vero? Molto! Beh, si possono fare un'infinità di soggetti. Un'infinità di cose. Questa qui è, se volete andare a cercare l'insegnante... lei si chiama Maria Grazia Rughetto, è bravissima, fa delle cose, vabbè, insomma, lei lo fa da anni e fa i corsi su Spazio Cam, quindi potete, lo rifarà di sicuro il poggiapennelli, mi ha detto che lo rifarà. Eccole! Bene, quindi... Bene, bene, bene. Ah, aspetta, aspetta un secondo, aspetta. Ultimi minuti, prima che... ci scolleghiamo. La prossima volta, sì, voglio dirvi come ho fatto, perché questo non è l'unico modo per non buttare i fogli di pratica, ma guardate tutte le mie prove. Mi sono fatta la carta a mano tonda.
Vabbè. Ta-ta! Ma l'ho fatta tipo 1.000 anni fa e non l'ho mai usata, lo vedi che è ancora qua in torsa. Vabbè, ma qui Con siamo a tutte. livello pro. Ma vi faccio vedere le prime prove, aspettate, di come non riuscivo a fare le cose, guardate come uscivano i fogli con gli strabuchi. Però sì, Qui sono siamo riuscita a proprio farlo. ad un livello superiore. Quindi la prossima volta vi dico come ottenere queste cose qua su cui non riuscirete mai e poi mai a A scrivere, scrivere, oh. nel senso che vedete Però come. avremo fatto la carta. Esatto, perché spande da morire. Alcuni marker ci scrivono e altri. Altri no, però è divertente da fare e soprattutto recuperate i fogli di pratica. Quindi la prossima volta vi dico come fare questa cosa qua. Ta-tan! Eccola! Belli, belli. Ciao Bene. Paola, scusami, mando un messaggio a Paola. Paola, non mi sono scordata di te, ho visto il tuo messaggio, dopo ti rispondo. Ecco, messaggi subliminali. Messaggi subliminali. Bene, allora. Noemi li userà come sottopiatti, ha detto di stare tranquilla che anche se non ci si può scrivere, li userà come sottopiatti. No, puoi sempre usarci la penna a caldo sopra, no, Noemi? Adesso tanto ce l'hai nella Esatto. wishlist, parte il regalo di Natale e dopo vedrai che quella non spande di sicuro. Vabbè. Ok, torniamo a Devisu? Torniamo di Visu. Così ci salutiamo, aspettate prima di fare i danni. Ok, eccolo. Io, come vedete, scrivo con due paia di occhiali perché sono completamente cieca. Eccoci qua. Allora. Dai, anche stasera abbiamo dato qualche spunto Sì. e qualche suggerimento. E... Scusate, ma si vede, si vede. Si vede, Ok. No, perché si vedono solo i piedi quando c'ho. Ok. Allora, Marta, prima di salutare le nostre donzelle, ma noi come facciamo? Perché dovete sapere che Marta è una fortunella e sta per fare trasloco. Quindi. lo so che mi invidiate tutti, tutti mi Esatto. invidiate. Sì, dovrò fare un piccolo trasloco entro fine gennaio, quindi le prossime settimane potrei, dovremmo magari saltare qualche appuntamento. Però ecco, li teniamo ovviamente Ecco, aggiornati di settimana in settimana. Li avviseremo, però aspetta che mi giro perché sto facendo un casino. Però la settimana prossima ci vediamo, così ci facciamo gli auguri di Natale, no? Sì. Bene, Anche perché boh. ricordiamo che abbiamo E il poi mano a mano gruppo. ci aggiorniamo di settimana in settimana, Sì, settimana come prossima. Sì, riusciamo a fare. Abbiate pazienza, intanto. La puntata 9 è andata. e ricordiamo che c'è il gruppo Instagram dove potete essere aggiunti, ce lo fate sapere, a me e a Cecilia, noi vi aggiungiamo e a Natale ci scambieremo lì virtualmente i nostri biglietti di auguri in monolinea. Esatto, quindi cominciate a Esatto. produrre scritte di auguri creative, che vogliamo Esatto. vedere fantasia, dai. Sì. Bene. Bene, Allora, dai. grazie a tutti della compagnia. E. Grazie. Sto guardando i messaggi. Mi sembra di non essersi, che non ci Non ci siamo capendo. siamo filate per niente i messaggi stasera. Elena Canali, sì, Elena, salvate la diretta, assolutamente. Grazie. Lara, ciao ciao. Bene, dai, ultimi saluti ragazzi, e ciao. ci Ciao a tutti, ci vediamo vediamo settimana prossima. Ok, settimana prossima. ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.